C'era mio fratello che si era sposato con una persona qua di Altare che mi ha messo in contatto con altre persone, insomma, ho poi conosciuto delle persone le quali mi hanno aiutato ad entrare a Ferragni, perché diciamo pure negli anni 80, ma anche prima, entrare a Ferragni era una questione familiare, nel senso che in genere erano i genitori che lasciavano il posto ai figli. Oppure la conoscenza di maggiorenti, di parroci o di sindaci o di chi poteva dare una mano per far assumere una persona giovane e cosiddetta volenterosa che volesse entrare in fabbrica, diciamo. Questa era una situazione caratteristica un po' di tutte le fabbriche, a dire la verità, in Val Bormida, no? Uno poteva, se era di Camerana, ad esempio, di Cengio, di Saliceto, cercare di entrare all'ACNA di Cengio, chi era nella parte più bassa, magari Ferragna, che era appunto un posto più ricercato, più nominato, oppure anche solo in Coquitaglio, nelle vetrerie, certo. Ed era il famoso posto fisso. Se uno pensa alla storia degli ultimi appunto 100 anni della Val Bormida, voleva dire scapparsene dalla campagna, abbandonare la cascina e iniziare a lavorare finalmente in un posto sicuro con uno stipendio fisso. Non era un cambiamento da poco. Dopo il diploma ho fatto alcuni colloqui, uno alla Metalmetron, e mi avrebbero preso alla Metalmetron, fortunatamente non ho accettato perché la Metalmetron è un'altra realtà industriale che è finita poco dopo, tra l'altro. Poi ho fatto un colloquio all'ACNA e anche lì è finita piuttosto male e anche in tempi abbastanza rapidi. E finalmente avevo fatto anche un colloquio a Ferragna, sostenuto però da alcuni amici che avevano fatto il mio nome ad alcune persone del personale, alcune persone influenti, diciamo così, e mi avevano assunto in un reparto di produzione. Naturalmente io ho studiato da perito meccanico, perito industriale a Mondovì, perché in quegli anni poi c'era una spinta molto forte per la nostra generazione per avere una formazione industriale, quale che fosse. Molti cercavano di proseguire dandosi all'ingegneria e se no era quasi una scelta obbligata, rimanere nella meccanica, nella chimica piuttosto che nell'elettronica. Essendo valbormidese sapevo che esisteva Ferragna, però Ferragna ha la caratteristica di essere un po' appartata. Non si trova appunto in una via centrale di comunicazione e questo suo essere da parte in mezzo a questi boschi, curata anche nell'esterno, non solo nella fabbrica dentro il recinto dello stabilimento, ne ha sempre fatto una zona, un enclave quasi, un posto diverso rispetto a tutto il resto. Per cui bisognava proprio passarci per forza per conoscere lo stabilimento fisicamente. Fin dai primi giorni comunque si notava, dai primi giorni nei quali sono entrato io naturalmente, si notava l'estremo ordine, l'estrema pulizia che c'era nella parte esterna, nella parte visibile, sia all'esterno dello stabilimento che all'interno. C'era una certa mania di ordine, di pulizia proprio, diciamo così. Ordine e pulizia che poi magari non si rifletteva completamente all'interno dei reparti di lavorazione. Io sono entrato da subito nell'88 nel reparto F di fabbricazione e emulsione che era stato costruito nel 38. Ho visto delle fotografie di questo edificio in costruzione, mi pare che l'avessero cominciato nel 35, nel 36, e in cima al reparto c'erano addirittura delle scritte dei muri del Duce, dei motti fascisti. E questo reparto così vecchio rischiava di diventare addirittura fatiscente proprio perché c'erano perdite d'acqua, c'erano montacarichi arrugginiti. Era proprio un reparto che lasciava stupefatti perché era un forte contrasto rispetto a quello che era un ambiente così pulito e ordinato. Ritrovarsi in questi stanzoni bui, rugginosi, eccetera, faceva una certa impressione. E quindi era un colpo, soprattutto per chi veniva dall'esterno e aveva questo mito della Ferragna come fabbrica dell'aristocrazia operaia, qualcuno aveva detto anche, fabbrica in cui c'era questa mania della pulizia, della precisione, del rigore assoluto, eccetera, eccetera, ritrovarsi in ambienti così anche sporchi fisicamente, no?
bisognosi di riordino e di pulizia continui. Il lavoro, l'ingresso nel mondo del lavoro in fabbrica negli anni 80, quando sono entrato io, era legato ai contratti di formazione lavoro a quel tempo, che prevedevano 2 anni di lavoro, diciamo così, un contratto a tempo determinato, in cui l'azienda era molto agevolata, però dovevi fare dei corsi continui, degli aggiornamenti, cioè c'era una parte di lezione teorica, diciamo così, che accompagnava il lavoro pratico in reparto. Fin da subito quindi ci si vestiva naturalmente in tuta, guanti, occhiali, tutto quello che poteva servire, scarpe antinfortunistiche, e questo era già fornire una divisa, un uniforme, e quindi anche essere riconoscibili in qualche modo come operai e non come impiegati. Gli impiegati erano quelli vestiti con la cappa bianca tipicamente. Noi operai invece dovevamo stare più generalmente al buio, più generalmente sui turni, e più generalmente molto spesso con i piedi all'acqua, magari i piedi nell'acqua, nell'umido, perché l'acqua era una delle sostanze che si usava più di frequente sia per la pulizia che per le lavorazioni. Il modo di insegnare il lavoro in fabbrica io credo che sia stato quello antico, cioè un modo di avvicinarsi al lavoro per gradi, per cui appena arrivato ci si dedicava al lavaggio dei bidoni, i bidoni che servivano per il trasporto dell'emulsione. Il primo impatto era anche abbastanza traumatico, un lavoro pesante, fisico, senza mai essere particolarmente faticoso, nel senso che non c'era nessuno che ci spingeva a romperci la schiena, però spiazzava anche questo, perché in confronto a quello che conoscevamo della pellicola e di questa chimica raffinata e così importante, dove sembra che avessero partecipato grandi fisici e grandi chimici, noi eravamo in contatto più diretto con la materia, l'acqua sporca e il vapore, insomma, la parte proprio sporca degli sguatteri da cucina in pratica. E questo modo di avvicinarsi al lavoro, in cui tu finisci quasi per desiderare di imparare qualcosa di più, per toglierti da quell'ambiente e avvicinarti di più ad altre lavorazioni che sono un piccolo patrimonio anche culturale, nel senso che tu impari ad avere a che fare con certi prodotti chimici, con certe precauzioni anche per te stesso, e diventa... diventa quotidiana la confidenza con delle sostanze anche pericolose, e si instaura un rapporto addirittura familiare con delle sostanze pericolose, che è un po' perverso secondo me. Ricordo di aver visto delle persone armeggiare con l'acido solforico al 98% senza guanti o senza occhiali, no? Perché tanto è solo una questione di un attimo, senza percepire il rischio a cui andavano incontro, no? Magari proprio perché lo usavano tutti i giorni. Questa era una delle caratteristiche che c'era un po', viene da dire, legato a questo discorso, che erano comportamenti estremamente combattuti dalla direzione e dal caporeparto. Le lagnanze più grosse che potevi ricevere sul lavoro non erano tanto sul fatto di sbagliare una produzione, quanto sul fatto di non usare sistemi antinfortunistici, occhiali o di protezione individuale in genere. Erano molto fiscali su questo, bisogna riconoscerlo. Nel giro di poco tempo, nel giro di 6 mesi, 8 mesi, sempre da lì ero passato al reparto interno, al reparto di produzione dell'emulsione, mi pare fosse al terzo piano, cioè alla raccolta. Anche lui un lavoro piuttosto materiale, si raccoglieva l'emulsione finita, prodotta, in bidoni da 50 kg oppure dentro dei carrelli che si chiamavano cicogne, se non sbaglio, dei carrelli di acciaio inossidabile, e venivano stoccati in ghiacciaia, quindi un lavoro di pesatura, già al buio lì. Anzi, adesso che lo ricordo, prima si passava in pesatura, che era il piano più alto, e si lavorava ancora a luce bianca. Si preparavano vasi per la produzione, quindi si facevano, che so, 50 vasi di bromuro d'ammonio, 20 vasi di ioduro di potassio, 30 sacchetti di nitrato d'argento.
Ce n'era di tutti i tipi, perché nella produzione dell'emulsione hai materie prime solide che sono in genere i sali, materie prime liquide che sono in genere dei semilavorati oppure degli acidi diluiti, o il fenolo lo usavamo anche liquido. In quella fase del mio lavoro, appena entrato, in genere si passava per la pesatura e poi si andava avanti in questo senso, fino ad arrivare ai posti più, diciamo, rilevanti della produzione, che erano la fabbricazione e la rifusione dell'emulsione fotosensibile. Siamo partiti dal lavaggio dei bidoni, ho parlato della pesatura in cui si pesavano le materie prime, poi si passava alla raccolta dell'emulsione, che era di nuovo un lavoro di pesatura, perché si raccoglieva e si pesava in bidoni da 50 kg il prodotto finito, sempre al buio, in questa seconda fase, e poi finalmente si risaliva al quinto piano, se non sbaglio, dove c'erano le sale di fabbricazione e di rifusione dell'emulsione. Erano sale delle dimensioni di una stanza, diciamo una grossa stanza 5x5, in cui c'erano alcune caldaie di acciaio inossidabile, non particolarmente grosse, forse le più grandi potrebbero essere state da 600 litri. E a quei tempi c'erano ancora i percolatori di vetro, cioè sopra le caldaie c'erano dei vasi di vetro di capacità di circa 50 litri, che erano collegati alla caldaia con una semplice gomma para del diametro di un pollice e mezzo, due pollici. Su ognuna di queste gomme c'era una pinza di acciaio inossidabile con una vite. Si caricavano i prodotti già pesati dentro il percolatore di vetro, si aggiungeva acqua demineralizzata fino a una tacca prestabilita, si scioglievano i sali, poi si aggiungeva, prima si faceva sciogliere la gelatina in caldaia e si precipitava, secondo una formula che veniva consegnata al momento dell'inizio del lavoro, il sale di alogenuro e di argento dentro la gelatina a luce rossa, a luce controllata. E qui si formava un primo granulo di alogenuro d'argento, poco sensibile e soprattutto sensibile solo alla luce blu praticamente, per cui si poteva lavorare a luce rossa e con una buona visibilità. Questo granulo veniva poi lavato dai sali minerali che c'erano in eccesso, venivano scartati e stoccato in magazzino. Secondo i processi poi produttivi, i programmi di produzione, veniva poi ricaricato insieme ad altri coaguli come quello, quindi si formava un batch completo, una rifusione si chiamava, e con l'aggiunta di gelatina, sensibilizzatori ottici e adesso non so più quali altri prodotti, si riscioglieva di nuovo tutto, si faceva una maturazione fisica che durava nel tempo un'ora, un paio d'ora a seconda, e quindi si scaricava il prodotto su delle tavole di congelamento, si faceva raffreddare, si solidificava e questo prodotto veniva poi stoccato in magazzino in attesa che le stese ne facessero richiesta per poi stenderlo sulla pellicola. A partire dagli anni 80 già era stato costruito all'interno di tutte queste sale una sala in particolare che aveva il controllo di un computer. Questa era una grossa novità ed era soprattutto rispetto all'ambiente esterno, alla vita civile, diciamo così, quando i computer non c'era neanche ancora, non si parlava forse ancora di VIC 20 o di Commodore 64, c'erano già dei computer, naturalmente tutti in lingua inglese, molto semplificati e molto rustici, che però controllavano effettivamente il processo, le portate delle pompe di processo, le temperature e tutte queste cose. E rispetto alla vita normale, questo faceva assomigliare questi nuovi reparti a qualcosa di futuristico, a qualcosa che vedevi solo nei film di fantascienza. A quei tempi c'era Spazio 1999, ad esempio, e si vedevano questi enormi computer con queste bobine che giravano, vedevi una cosa del genere dal vero ed era proprio inconsueto. E forse per questo che poi sentivi Ferrania come un posto all'avanguardia e ti sentivi effettivamente in un luogo dove c'era una possibilità di crescita, una possibilità di imparare cose che non avresti visto da nessun'altra parte. E soprattutto se sei nato e cresciuto in Val Bormida e sei come me, come tanti altri come me, figlio di contadini, e hai sulla tua pelle in qualche modo, nei tuoi occhi e dentro di te il culto della terra o quello che è del bosco, e di colpo ti ritrovi in poco spazio, in un salto temporale così grande,
rimani veramente stupito, rimani spiazzato, non riesci a capacitarti subito di quello che hai di fronte. Quello che è cambiato di più non è tanto il fatto che non si facciano fotografie o che si facciano con la macchina digitale. Noi non ci siamo preoccupati delle macchine digitali perché c'era qualcuno che ci diceva: guardate, non si raggiungerà mai il livello di definizione della pellicola fotografica. Questo forse può anche essere vero, ma soprattutto ci sarà sempre bisogno di stamparle. Perché le prime macchine fotografiche facevano la foto, ma poi dovevi portare la tua scheda o quello che era dal fotografo, e quindi un lavoro di fotografia ci sarebbe sempre stato. Quello che ci ha fregato più di tutto è che oggi facciamo il triplo di fotografie, il decuplo anche di fotografie, ma non ne stampiamo neanche una. Le abbiamo tutte su Facebook, condividiamo filmati, eccetera, eccetera. È proprio la funzione sociale della fotografia che è cambiata in maniera completamente inattesa, completamente imprevedibile. No, non le vediamo neanche più le fotografie. Abbiamo, ognuno di noi ha in memoria milioni di fotografie, non sa neppure di averle, a meno che uno non sia proprio un maniaco che tenga le cose proprio veramente ordinate. Questo ci ha veramente fregato. Il reparto di produzioni in genere erano composti quasi unicamente da maschi, almeno il reparto di produzione che avevano a che fare diretta con la chimica. Nelle confezioni, cioè nel reparto D e nel reparto D, c'erano G e D, c'erano anche molte donne. Era da anni comunque che Ferragna non praticava più questa politica di assumere donne nei reparti di produzione. Le ultime donne assunte a Ferragna erano state assunte con delle qualifiche tecniche precise, cioè erano ricercatrici oppure amministrative, quindi in una posizione più lontana dai reparti di produzione. Dopo, io ho detto, sono entrato a Ferragna nell'88, già in quegli anni era in programma di costruire un nuovo reparto, e infatti adesso io non ricordo bene, ma già dall'89-90 o forse 91 è andato in funzione il nuovo reparto F. Il vecchio reparto F era stato costruito nel 38, il nuovo reparto F nel 90, 89-90, e quindi è cambiato radicalmente il lavoro, nel senso che il reparto, il tipo di produzione è sempre rimasta quella, cioè si faceva l'emulsione sempre nel solito sistema con il controllo di un computer. C'era stavolta proprio una sala controllo con dei computer, dei quadri sinottici, una cosa che faceva una certa impressione a vedersi anche qui, e tutti gli impianti e l'edilizia, quindi la parte edile completamente rinnovata, servizi igienici, spogliatoi. Questo, visto dalla parte di uno che da poco tempo è entrato in una fabbrica, rassicura, perché vuol dire che la direzione ha voglia di spendere non pochi soldi. Si era parlato più o meno delle cifre che avevano speso per costruire questo nuovo reparto, ma erano cifre veramente impressionanti, si parlava di una cinquantina di miliardi di lire, se non sbaglio, cose del genere. E questo ci ha incoraggiato tutti a pensare: qui abbiamo trovato un posto di lavoro stabile, soprattutto abbiamo trovato qualcosa che ci porteremo forse fino alla pensione, o almeno era abbastanza normale pensarlo anche questo, no? E soprattutto pensare addirittura che all'interno dello stabilimento era possibile fare una certa carriera, quindi iniziare anche lavando bidoni, ma finire con un certo posto di lavoro piuttosto tranquillo o piuttosto sicuro o piuttosto remunerativo anche. La tendenza alla responsabilità individuale c'era praticamente da subito, proprio perché il tipo di lavoro richiedeva ad esempio una raccolta dati continua, per cui in ogni sala c'era un pezzo di carta e una matita su cui chi era a lavorare in quella sala doveva riportare sempre orari, dati di laboratorio, novità, tutto quanto, e quindi mettere una firma, una matricola, farsi riconoscere per il suo lavoro proprio. La cosa che rende particolare il prodotto di Ferragna era che lo stabilimento, più che il prodotto, è che Ferragna era quasi completamente autonoma, cioè partiva da materie prime. All'origine addirittura arrivava in stabilimento l'argento metallico proprio, in lingotti. Ferragna lo fondeva, lo trasformava in argento nitrato, quindi dall'argento arrivare fino al rullino impacchettato, finito, mentre le altre fabbriche che c'erano o facevano tipo di prodotti, diciamo così, che non necessitavano di una lavorazione particolare,
Oppure più semplicemente facevano solo una parte del prodotto, come ad esempio poteva essere l'acna per i coloranti, erano intermedi per l'industria, non andavano sul mercato. Noi a Ferragna potevamo incontrare il nostro rulino in un supermercato, in un fotografo all'altro capo del mondo, cioè gente che andava in ferie e tornava a casa con le fotografie delle ferie, la spiaggia, il mare, la montagna, eccetera, e poi fotografava al chiosco che trovava sul Monviso con la pubblicità della Ferragna, tutta orgogliosa oppure divertita più semplicemente da questo fatto. E questa era una particolarità anche, era un marchio riconoscibile. Vedere un film in televisione e scorgere nei titoli di coda girato su pellicola Ferragna, insomma, io lavoro lì, era qualificante in qualche modo. Anche se poi negli anni la cosa aveva preso un effetto contrario, addirittura aveva avuto. Per cui mi dicevano, ne parlavano dei venditori di pellicola, che la pellicola Ferragna si vendeva benissimo, ovvero la pellicola 3M Scotch, come si chiamava allora, si vendeva benissimo in tutto il mondo, l'unico posto dove si vendeva male era la Val Bormida. È sempre così, cioè la roba che abbiamo noi, del nostro orto, della nostra dispensa, prodotta da noi, è sempre roba tutto sommato di seconda qualità. Invece se vuoi mettere arriva dall'America è senz'altro migliore. Naturalmente con i colleghi il rapporto è sempre stato molto, molto buono, perché tendenzialmente siamo stati assunti più o meno tutti delle stesse leve. Fa venire in mente una caratteristica quasi del militare, per cui hai quasi tutti la stessa età e finisci per avere quasi tutti gli stessi accidenti assieme, cioè matrimoni, figli, separazioni, problemi del genere, tutti quanti vanno a sciare nello stesso periodo, nello stesso posto, e così come tra i più anziani magari tutti quanti giocavano a bocce, tanto per dire, e quindi si formavano dei sottogruppi di appassionati di bocce piuttosto che di calcio, piuttosto che di altri sport, eccetera. E fino a quegli anni, fino alla metà o tutti gli anni 90, Ferragna era un'eredità in qualche modo del fascismo, quando la fabbrica non era solo la fabbrica ma era anche il dopolavoro, e sia il fascismo che la fabbrica dovevano occuparsi di tutto, della vita interna e esterna dello stabilimento, dalla culla alla tomba in qualche modo, per cui era rimasto ben consolidato e ben forte quest'uso del dopolavoro, sia come semplicemente cinema e sala da ballo, sia come la quantità di gruppi e di sottogruppi che c'erano e che era possibile fondare, farsi dare un piccolo sostegno e uno spazio per ospitare appassionati di mineralogia, piuttosto che appassionati di fotografia, piuttosto che tennis, era proprio di tutto. Tipo di fabbrica, che una fabbrica che esisteva da così tanto tempo, era necessariamente una fabbrica basata sulla sua storia, per cui tu avevi un richiamo quasi continuo al fatto che una volta i vecchi facevano così, che una volta si usava fare in questo modo, che i vecchi erano tutto un altro modo di lavorare, più serio, c'è questo onore sempre di quelli che non c'erano più, e quindi la costruzione di quasi di una leggenda sullo stabilimento e su chi lavorava nello stabilimento. E l'altra cosa che mi ha sempre colpito molto è sapere che ad esempio negli anni 20, quando eravamo all'inizio, soprattutto che si aprivano le porte alla manodopera femminile, le madri delle ragazze che sarebbero volute andare a lavorare a Ferragna, molte lo vietavano alle ragazze, dicevano: non puoi andare a Ferragna, se vai a Ferragna diventi una bagascia, gli dicevano. Ma questo diventare una bagascia voleva dire semplicemente che una donna che poteva lavorare in fabbrica in quegli anni si emancipava, prendeva uno stipendio e diventava incredibilmente, diciamo, tra virgolette, libera, poteva comunque davvero emanciparsi rispetto alla vita che poteva far prima in cascina. E l'altra cosa che aggiungo ancora, e che mi pare interessante anche questa, ancora negli anni 90 io ho sentito sempre dei vecchi contadini chiedermi: ma lavori sempre a Ferragna? Sì, lavoro a Ferragna, ma è sempre da mungere la vacca di Ferragna. C'era un modo di dire proprio in dialetto, ma è sempre dalla cessa vacca, cioè ce n'è sempre di latte.
pare impossibile che una fabbrica, le altre erano già andate in crisi, che Ferragna fosse ancora una fabbrica così ricca, così generosa, disponibile ancora a mantenerci. Me ne sto rendendo conto solo adesso di quanto è stata dolorosa per tutta quanta la vallata, e non solo la vallata, diciamo la provincia di Savona, la crisi dello stabilimento, perché è stato anche, diciamo così, uno degli ultimi capitoli di un declino cominciato con la chiusura della Montecatini, proseguito con quella lotta anche dilaniante all'interno della stessa Val Bormida, che è stata l'ACNA, che è stata anche molto dolorosa, molto travagliata. Io abitavo in quegli anni lì a Saliceto, proprio sul confine tra Liguria e Piemonte, e l'ho vissuta direttamente. Sono stati anni forse ancora più duri, sicuramente più duri di quelli di Ferragna, perché c'era una lotta contrapposta, c'erano paesi, parenti che abitavano oltre confine, che non si parlavano neppure più. E terminato quell'episodio sembrava che le cose dovessero finalmente calmarsi, riappacificarsi e proseguire. E invece nel giro di poco tempo abbiamo visto questa trasformazione terribile, terribile per noi che ci eravamo dentro, perché prima di tutto ci si sente impotenti, perché ti rendi conto che la pellicola non puoi pretendere di venderla nella stessa maniera che la vendevano 20 anni prima. Quante cose sono sparite così, sono spariti i vinili, sono spariti le videocassette, insomma, questa è la realtà dei fatti. Quello che ci è dispiaciuto a me, come ai miei colleghi di lavoro della mia generazione, diciamo così, è abbiamo visto quanti soldi effettivamente giravano grazie a questa fabbrica, quanti soldi c'erano, quanti soldi anche sono stati investiti dentro la fabbrica. Però non c'è mai stata quella lungimiranza e quella capacità da parte anche dei nostri dirigenti, dei direttori tecnici, degli amministrativi, io non so esattamente chi dovesse essere incaricato, di riuscire ad avviare qualche altra tecnologia in tempo, cioè quando c'era la disponibilità di questi soldi. Abbiamo dormito tutti sugli allori in questo senso. Noi eravamo molto appagati dalla nostra situazione e non volevamo neanche pensare alla possibilità che le radiografie finissero su uno schermo di computer o che le fotografie finissero sul telefonino. Non ci riguardava per niente. C'è da dire che tanto l'ambiente e la vita dello stabilimento, della fabbrica, sono cambiate dappertutto e quasi fabbriche come c'erano negli anni 80 non ce ne sono più. Una fabbrica da 4 o da 5 mila persone, io non saprei dove pensarla adesso in Italia, forse c'è qualche stabilimento della Fiat, ma negli anni 80 avevamo ancora altiforni, acciaierie, industrie di tutti i tipi. Adesso la fabbrica più grande conta da queste parti, conta 200 o 300 persone, io credo, quindi la trasformazione c'è stata. Però questa capacità imprenditoriale anche forse, e anche economica, perché i soldi che nel distretto della Val Bormida sono passati, non si sono mai fermati né sotto forma di capitali, per cui a Ceva è nato il Banco Azzoaglio, in altri distretti piemontesi sono nate delle banche rurali artigiane, non è mai nata la banca di Cairo, eppure c'è stato un momento in cui sarebbe pure servita forse una cassa di risparmio della Val Bormida. Questo è significativo. E allo stesso modo non è mai nata una scuola dell'industria chimica, sia a livello professionale, ma spinto proprio sulla capacità imprenditoriale di costruire degli impianti chimici, cosa che in Val Bormida è una di quei patrimoni che si sono anche andati disperdendo insieme alla fabbrica, perché non è solo il fatto di far funzionare uno stabilimento chimico, ma è anche il fatto di saperlo costruire, che era un unicum per la nostra valle. Cioè c'era gente che sapeva lavorare l'acciaio inossidabile in maniera incomparabile rispetto al resto d'Italia proprio. Mi avevano detto che per l'estrusore, che cioè è quel bancone che serve per riversare l'emulsione sopra il supporto, quando veniva spento o chiuso completamente per un periodo di ferie, eccetera, per rimetterlo in attività ci voleva diversi giorni e doveva venire su una persona posta dall'officina centrale che aveva queste capacità e seguire tutta una serie di procedure, di misurazioni, è una cosa incredibile, sembrava.
Per cui viene anche distinto pensare a una fabbrica del genere, una volta che la chiudi, la fermi per un anno, per due anni, non puoi neanche più pensare di riavviarla, perché perdi le capacità, le professionalità per farla funzionare proprio. Ed è una cosa paradossale, perché la grande industria in genere non vuol dire professionalità individuale, cioè sì, professionalità individuale sì, ma non specifica, cioè una professionalità in qualche modo standardizzata. Invece nel caso di Ferragna c'era questa caratteristica, per cui ognuno nel suo lavoro ci metteva anche qualcosa di suo, e aveva questa capacità tutta personale nel poter misurare quello che aveva davanti. La cosa che ricordo di più è che di colpo ci siamo ritrovati quasi tutti davanti alla portineria con un bidone incendiato al freddo, eravamo a dicembre o a gennaio, non ricordo neppure più, ricordo che faceva molto freddo e cominciavano a girare queste notizie molto confuse, per cui sembrava che dovesse fallire, sembrava che si dovessero portare i libri in tribunale, e poi finalmente sì, c'è arrivata questa notizia, sono stati portati i libri in tribunale e tutti di colpo sapevano tutto, tutti erano informatissimi sulle leggi, sulla Prodibis, tutte queste cose, erano tutti fin troppo informati e in effetti poi si sapeva ben poco. Si è saputo poi che la Cassa di Risparmio di Savona non aveva accettato il piano industriale che era stato presentato dalla dirigenza, si è passato tutto nelle mani di un commissario nominato dal ministro dell'industria, che era, se non sbaglio, Marzano, aveva nominato un commercialista di Genova che si chiama Rosina, mi pare, che aveva presentato un piano industriale che era stato accettato con un finanziamento giusto per sostenere. Siamo andati ancora avanti qualche anno in questa maniera, con dei prepensionamenti, ora non ricordo bene, mi sembra dei prepensionamenti, gli incentivi. Comunque è cominciata una degenerazione progressiva, perché non si vedeva nascere niente di nuovo, anche perché poi la Prodibis prevedeva di vendere tutto, di mettere tutto all'asta, col patto di vendere tutto lo stabilimento in un corpo unico. Ed è stato allora, se non sbaglio, che si è fatto avanti poi nell'asta pubblica il gruppo Messina, e la direzione è passata, se non sbaglio, anche qui a Gambardella, e noi abbiamo continuato a produrre emulsione, solo che ci dividevamo su tre reparti, cioè all'F, cioè fabbricazione dell'emulsione, alle stese H5, H6 e poi periodi di una settimana o due di cassa integrazione. Poi sono iniziati i cantieri di scuola lavoro, come li chiamavano, cioè siamo stati in parte assorbiti, sempre per brevi periodi, per periodi anche un pochino più lunghi, dalle amministrazioni comunali, finché a un certo punto non ci hanno più richiamato del tutto. C'è stata un'ultima notte alle stese in cui c'era questa consapevolezza. Nessuno ha pronunciato niente, perché sembrava quasi per scaramanzia, lo sapevamo tutti che era l'ultima notte, ma non l'abbiamo voluto neanche dire, non abbiamo voluto rappresentarci, non ci credevamo, perché a pensarci bene è una cosa che mette una certa inquietudine, che una fabbrica che da 80 anni che macina e cola emulsione, nel giro di relativamente poco tempo si chiudono i rubinetti, si spegne la luce, e questa volta si spegne la luce in una maniera assolutamente definitiva e si va proprio nel buio più totale e cessa la produzione. Questo ci sembrava veramente una cosa strana, anomala, e invece è successo proprio così. E la cosa che mi ha colpito molto è vedere i miei colleghi di lavoro che, quando hanno chiuso il reparto l'ultima notte appunto, nessuno di loro ha chiuso malamente un reparto, nessuno di loro ha detto che me frega, tanto qua è finito tutto, possiamo anche lasciare aperto, possiamo andarcene via così. No, hanno chiuso e spento in maniera molto responsabile tutti i reparti, tutte le sale. L'ha detto l'estrusore, l'estrusorista, lo ha confezionato come se dovesse riaprire tra un mese, coscienziosamente. Questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo, ci ho ripensato ancora tantissimo. E quando mi capita ancora adesso di passare davanti allo stabilimento, mi rendo conto che c'è qualcosa ancora di sospeso, qualcosa che un conto che non abbiamo saldato con il nostro passato, con il nostro territorio,
con quello che abbiamo vissuto e che abbiamo anche imparato lì dentro, no? Perché quando c'è molta tecnologia c'è molto da imparare anche. Siamo rimasti a metà di un guado in questo senso, c'è qualcosa di non detto ancora, c'è qualcosa di non concluso. Non è come passare davanti a un muro normale, davanti a uno stabilimento chiuso come ce ne sono tanti altri. Ci manca qualcosa, ecco. Faccio caso ai giovani adesso, vedo mia nipote che ha finito la scuola superiore, ha iniziato a studiare a Torino e mi ha detto che si trova molto bene, che è un posto incredibile, molto bello, dove c'è molta vita, molta gente per strada, si può imparare molte cose, si può vedere musei piuttosto che attività sportive o ricreative. E quando torna qua in Valbormida rimane un po' delusa, perché dice alla fine cosa fai? Sì, ti siedi qui al bar, bevi una birra con gli amici e dici sempre le stesse cose. Il fatto è questo, le generazioni più giovani non hanno nessun motivo valido per fermarsi in Valbormida e non c'è a tutt'oggi un motivo valido per fermarsi, o comunque non c'è per gli stessi numeri di persone che questo discorso era valido negli anni 70. Se una volta si diceva tra amici Ferragni ospitava 7.000, 4.000 o 5.000 persone, poi c'era ancora l'indotto, eccetera, eccetera. E tutte persone che erano motivate in qualche modo a pensare a restare qui, a costruirsi una famiglia o a fare anche un qualche tipo di carriera. E adesso sei qua in Valbormida, voglio dire, non mi viene in mente nessuna attività, ci sono ancora le vetrerie che funzionano abbastanza. C'è la coccheria che non è che funzioni poi molto bene, ha qualche problema anche lei, quindi a livello industriale no. A livello turistico io non ci credo al turismo in Valbormida, non ci ho mai creduto. Siamo schiacciati tra le Langhe e la Riviera e non si capisce perché Langhe o Riviera dovrebbero mandarci i turisti a noi in Valbormida. È improbabile. E non so quali altri settori possano funzionare qui. L'agricoltura, non ci ho mai creduto neanche questo, è sempre stata un'agricoltura molto marginale la nostra. L'unità produttiva dell'agricoltura nostra è la cascina. Nella cascina non puoi fare grandi campi di grano oppure grandi allevamenti di bestie. Sì, qualche cascina può farsi, può realizzarsi, ma i terreni più fertili e più estesi li abbiamo regalati alle industrie 100 anni fa. E adesso non sono più recuperabili, perché non possiamo pensare di andare a mettere il grano dove c'era l'acna o cose del genere. E su questi boschi ci sono appunto solo più dei boschi, che però purtroppo non sono neanche boschi particolarmente valutati, perché sono boschi un po' miseri, non hanno dei legni e delle essenze particolarmente ricche. E siccome sono abbandonati anche questi, finisce che la robinia pseudoacacia, l'alianto, cioè tutte specie scarse di legno, stanno occupando tutti gli spazi disponibili. Però anche questo non si riesce a costruirci sopra un qualche tipo di imprenditorialità o anche di progetto di qualsiasi tipo. Quando è iniziata la crisi della Ferragna mi sono detto: se riesco a uscire da una fabbrica non ci rientro più in fabbrica, perché secondo me semplicemente l'epoca della fabbrica, per come la intendevo io, per come mi sono preparato nel mio corso di studi, è terminata. Quindi quello che dovevo cercare era qualcosa a livello di artigianato, e siccome una certa passione per la panificazione io l'ho sempre avuta, ho trovato nel mio paese di origine dei miei genitori, Giusvalla, il panettiere del posto che aveva bisogno di un garzone, e allora è da 5 anni che faccio il garzone al panettiere. È un lavoro particolarmente faticoso, ma è anche di buona soddisfazione, insomma, si lavora tutte le notti, già questo è abbastanza, ed è un lavoro completamente diverso dal lavoro di fabbrica, perché non c'è più uno standard, non c'è più una scansione precisa degli orari, si comincia a una certa ora ma si finisce quando si finisce.